Come contestare un'accusa? Come contrastare un capo di imputazione? Come smantellare l'accusa di un crimine che non si è commesso? In questo video ti svelerò la tecnica che è utilizzata per poter avere buone probabilità per smontare pezzo per pezzo un'accusa di reato. Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. In parole semplici, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. Ma veniamo a noi. Come contestare un'accusa? La maggior parte delle persone, che sia vero o no, rispondono come il marito fedicafo scoperto in flagranza di tradimento, e cioè negare. Sempre. Il processo è un'altra cosa. Se sei accusato di un reato, non ti servirà molto dire chi mi accusa dice il falso, sono assolutamente innocente. Così come non servirà neanche dire, come spesso ho sentito, avvocato, non ci sono le prove, solo la sua parola contro la mia. Bene. Mi dispiace deluderti, ma questo non ti salverà. Ad esempio, nei processi per maltrattamenti in famiglia o in quelli per reati sessuali, violenza, abusi, stalking, secondo quanto stabilisce la giurisprudenza, le dichiarazioni della presunta persona offesa, anche in assenza di riscontri esterni, fanno piena prova. Il che significa che se la presunta persona offesa dichiara a chiare lettere di essere stata molestata sessualmente nel chiuso delle pareti domestiche, il suo narrato fa piena prova, anche se non ci sono testimoni, referti medici, foto, filmati. Ovviamente queste dichiarazioni accusatorie sono valide se il racconto della persona offesa è convincente ed attendibile intrinsecamente. Ciò in poche parole significa il suo discorso non risulta illogico oppure inverosimile. In conclusione, quindi, dire non è vero semplicemente non ti salverà. Cosa allora bisogna fare? Occorrerà non prendere di petto l'accusa e dire semplicemente non è vero, ma usare il cosiddetto metodo del ricalco. Ricalcare significa aver compreso il punto di vista dell'altro e, nel contempo, guidarlo verso un altro punto di vista. Facciamo un esempio. Se dico è una bella giornata oggi, ma domani piove, il tuo cervello si dirige immediatamente sulla seconda parte della frase, cancellando la prima. Dunque, il ma ha la capacità di eliminare la prima parte della frase, una bella giornata, e di concentrare l'attenzione dell'interlocutore sulla seconda parte, domani pioverà. Con questa tecnica sposteremo il discorso sull'argomentazione che preferiamo e su cui noi siamo più forti. Questa tecnica può essere utilizzata anche in un processo penale. Pensiamo ad un'accusa di violenza sessuale. Bene, ti racconto un caso giudiziario che ho affrontato come difensore. Un mio cliente è stato accusato da alcune persone di aver toccato gli organi genitali di un soggetto affetto da un grave deficit psichico. L'atto, secondo i testimoni, era a sfondo sessuale e quindi punibile.
Bene, il metodo del ricalco è consistito nel dire: sì, è vero che il mio cliente ha toccato gli organi genitali di quel minore, ma quel toccamento non aveva uno scopo sessuale, bensì un fine igienico-sanitario. Sì, perché la persona in questione, a causa del suo deficit intellettivo, non riusciva a lavarsi e quindi aveva bisogno di essere aiutato. Ma, mi dirà l'accusa, avvocato, ci sono i testimoni. È vero, ci sono i testimoni. È vero che i testimoni hanno fatto delle affermazioni accusatorie, ma quei testimoni erano testi inattendibili, in quanto avevano una grave inimicizia nei confronti dell'imputato. Ergo, non vi era un'intenzione sessuale e quindi un'intenzione da criminalizzare. E senza intenzione non può esserci reato. Questo è il metodo attraverso il quale si sposta l'argomentazione da un terreno in cui siamo deboli ad un altro in cui siamo forti. Bene, se ti è piaciuto questo video, lascia il tuo mi piace ed iscriviti al canale e sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se vuoi lasciare un commento, fallo pure e ti risponderò. Se vuoi espormi il tuo caso giudiziario, chiamami. Oppure scrivimi e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.